Proseguendo appunto nella ricostruzione effettuata da Trombetta, suo marito Dino Reatti, come sua abitudine, quella notte torna a casa intorno all'1:30. Sanna e Trombetta, questo lo dice sempre Trombetta, aspettano suo marito acquattati ai lati opposti del box auto. E sono entrambi muniti di tubi di ferro che avevano trovato lì sul posto, per terra. Addirittura. Voi teneva lei dei tubi di ferro? Mio marito aveva presente quadrati di ferro lunghi 5 metri, 6 metri, per fare tavoli da lavoro. Praticamente, effettivamente, li possono aver trovati lì. Quando suo marito scende dall'auto, Sanna gli salta addosso, visto nella ricostruzione, e gli sferra subito un primo colpo alla testa e un altro alla parte alta del corpo, ma lo colpisce mentre Dino sta scendendo dalla macchina e ha ancora lo sportello aperto. E quindi questo sportello aperto gli funziona da riparo, perché gli protegge la parte inferiore del corpo, cioè la gamba debole. Esatto. E a quel punto, che anche se ferito e sanguinante, questa è la versione sempre di Trombetta, Reatti, che è un omone, è una forza della natura, reagisce furiosamente, spinge con forza Sanna e lo fa letteralmente volare a distanza di 4 metri. A quel punto interviene Trombetta, che colpisce suo marito alla gamba destra, quella debole, quella malandata, versione di Trombetta. Suo marito sta allora per crollare, ma è come un toro infuriato suo marito e si butta su Trombetta e riesce a colpirlo con un pugno. Suo marito gli fracassa il naso. Allora Trombetta, dolorante, imbestialito, così Trombetta la racconta, perde la testa e si scatena e mena giù colpi all'impazzata. Riesce così a prendere il sopravvento su suo marito, su Reatti, e lo colpisce con la spranga di ferro, lo colpisce alla testa, lo colpisce sulla schiena, lo colpisce sui denti, polverizzandoli tutti. Con l'ultimo fiato, suo marito, oramai sfranto a terra, chiama lei Sonia. Invoca proprio lei. Riesce ancora a gritare? Se lo ricordo. Io non l'ho mai sentito. Sonia, aiuto, Sonia, aiuto. Lei non le sente quelle grida? No, perché eravamo a dormire, io e mia sorella, nella stanza, questo era il casolare, praticamente da questa parte. E avevamo tutte le finestre chiuse quella sera lì. Però perché sorella lo sente, non sorella che lo sente. Io non ho sentito perché ero io quella che aveva bevuto, perché se avessi sentito, dottoressa, io mi sarei precipitata. E sorella, ecco, ma quando lei scende nel cortile di casa e trova suo marito per terra, pesto, sanguinante, senza denti, senza più qualcosa che somigliasse a un volto, lei si è resa conto che, con evidenza, suo marito non era inciampato in una buca? Dottoressa, quella notte lì io ho soccorso mio marito era vivo. Mia sorella mi sveglia, io mi infurio perché mi aveva svegliato. Dormivate insieme però? Sì, io mi alzo, apro la finestra e comincio a gridare, naturalmente io mi affretto a scendere giù, con la paura, anche perché io avevo visto questa persona vestita di nero dalla testa fino ai piedi, dottoressa, e ho gridato, ehi, ehi, ma no, e ho lasciato lì in quarta per andare ad aiutare mio marito, per quello che potevo fare.